Ciao, mi chiamo Luca e sono in viaggio in camper con mia mamma Alessandra, mio papà Raffaele e i nostri cani Hope ed Ellen. Abbiamo deciso di lasciare per qualche mese Boretto, il paese dove viviamo in Emilia, vicino al fiume Po. Il nostro obiettivo? Trascorrere l'inverno in luoghi più caldi. La prima tappa sarà la Tunisia. Seguiteci nelle nostre avventure. Eccoci qua. Ciao. Buongiorno. L'ultimo buongiorno dalla Tunisia. Speriamo. Ci dobbiamo partire da sì, comunque sia, questo dovrebbe essere l'ultimo buongiorno dalla Tunisia. Siamo tornati alla Marsa, dove tutto ha avuto inizio. Esatto. Sono passate 11 settimane. Abbiamo fatto un tot di chilometri, quasi 5.000 chilometri in Tunisia, 4.500 per la precisione. E niente, come vi abbiamo spiegato ieri sera, questa sera partiremo e torneremo in Italia e intanto ci godiamo l'ultima giornata alla Marsa. Yeah!
Eccoci qua, abbiamo lasciato malincuore la festa di Capodanno e ora siamo in attesa dell'imbarco. Abbiamo fatto il check-in, e ci cambiamo e aspettiamo i vari controlli. Ne avremo per un bel po'. Sono le 23:21, ancora 39 minuti e saremo nel 2023. Ma la festeggiamo nel parcheggio. Nel porto, esattamente qua davanti alla nave. Va bene. Ci vediamo dopo, vi aggiorniamo. Sì, il primo controllo è passato. Adesso siamo al controllo della dogana. Stanno facendo praticamente svuotare tutti i bagagliai delle macchine davanti a noi. Se mi fanno svuotare tutto il camper, siamo rovinati. E nel frattempo sono le 23:54. Vediamo. Buon anno! Auguri! Auguri! È mezzanotte, ma siamo ancora in fila in attesa di essere. Ci siamo mangiati un cioccolatino nel frattempo. Sì. Però mezzanotte. Le navi festeggiano, ci danno il segnale che è mezzanotte. Non credo. Eh sì, senti che suonano. Va bene, aspettiamo. Mezzanotte 01. Siamo sempre in attesa che il controllo di quelli davanti a noi finisca, sperando di non subire la stessa. Bellissimo Capodanno, bellissimo. Vabbè, dai, festeggeremo in un altro modo. Allora, sembra che ci abbiano fatto passare senza ulteriori controlli, quindi adesso siamo in coda per salire sulla nave. È 1:58 e ora finalmente saliamo, siamo abbastanza stanchi. Il poliziotto ha fatto un ulteriore controllo, è salito sul camper, ma ha visto che c'era troppa roba da controllare. È la nave più nuova, sembra anche tenuta meglio, più pulita, sì. Questa volta abbiamo una camera interna quadrupla, ma senza oblò. Qua c'è il letto castello. Adesso andiamo a letto, bagno. Sembra tutto più pulito, eh. Buongiorno, abbiamo dormito benissimo, cotti come delle pere. Adesso andiamo a berci un caffè. Questo viaggio in Tunisia è stato molto lungo, precisamente 77 giorni e oltre 5.000 km percorsi su un camper del 1982 a 70 km all'ora, con la compagnia di due cani. Abbiamo attraversato paesaggi e climi diversi tra loro, dalle foreste al deserto, dalle montagne alle spiagge, dai Ksar alle città e al deserto e montagna. Questa è la Tunisia, un paese poco conosciuto ma con tanto da offrire, dal suo cibo alla sua gente cortese, gentile ed educata. In questo giro, oltre ad aver percorso quasi tutte le strade a Tunisia, abbiamo visitato posti speciali come Ksar Ghilan con il suo deserto arancione, Kelibia con il suo mare cristallino,
e il Kef con la sua fortezza meravigliosa, Gerba con le sue 360 moschee e Tosor con il suo palmeto. A questo si aggiungono poi i luoghi che sono stati importantissimi nel tempo, come Cartagine e Kairouan con le loro rovine, Kairouan con la sua moschea gigantesca e il maestoso anfiteatro di Agen. C'è da aggiungere però che ogni luogo è caratterizzato dalle persone che ci abitano, tutte gentili, cortesi ed educate. Soprattutto le persone che abbiamo conosciuto più a fondo, come la famiglia Echelibia, la famiglia italo-tunisina Igerba, la famiglia italo-tunisina Itosor, la famiglia franco-tunisina Tunisi, con cui abbiamo passato il Capodanno, e la famiglia di Tujan, con cui abbiamo passato l'esperienza più forte del viaggio, mangiando il couscous dello stesso piatto e bevendo il tè per terra, su dei tappeti. E per ultima, ma non per importanza, le suore francescane di Ayn Rahm, con cui abbiamo passato un Natale speciale ricco di emozioni, di canti, di musica e di persone provenienti da tutto il mondo. Questo viaggio è stato veramente speciale e ricco di emozioni forti e belle, che non mi dimenticherò mai. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi episodi.